finisce alle semifinali l'avventura lagonegrese a mezzogiorno in famiglia. A Praia Mare, convegno su cooperazione e sviluppo. Freccia Rossa a Sapri, spunta nuovamente l'ipotesi di apertura della tratta Sicignano-Lavorino. Svendola su Maratea, la bandiera blu, unica località lucana premiata a Roma. Il 27 e 28 maggio, chiuso tratto A3 tra la Via Sud e la Inoborgo. Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Trekking News, il notiziario quindicinale interamente realizzato dal Forum dei Giovani di Tecchina per creare uno spazio di approfondimento sulle notizie che interessano la Valle del Noce. Apriamo l'ultima puntata di questa prima edizione del notiziario con dei doverosi ringraziamenti a quanti hanno collaborato e reso possibile tutto questo nel corso del tempo. E allora iniziamo ringraziando Rosemary che ci ha preceduto davanti alla macchina da presa, a Giacomo, Emilio, Maria Grazia e Giuseppe che invece si sono avvicendati dietro la videocamera, tra riprese, montaggio ed upload sul canale YouTube, sul quale vi ricordo trovate sempre tutti i video delle attività del nostro forum. Grazie ancora a Bruno, Daniele, Alessandro e gli altri che ci hanno intrattenuto con rubriche e sketch, Vladimir e gli altri inviati che hanno realizzato inchieste ed interviste. E ancora grazie a te, Sara. E grazie a te, Nicolò. Ed infine, l'ultimo ringraziamento, il più grande, va a tutti voi che in questi mesi ci avete seguito, condiviso e supportato. Un grazie di vero cuore. Si conclude in semifinale, disputata lo scorso fine settimana, la favola della squadra di Lagonegro, che ha preso parte alla sfida dei comuni, il gioco che il popolare programma di Rai 2, Mezzogiorno in Famiglia, organizza ogni anno tra numerosi borghi italiani. E che oltre a mettere in palio uno scuolabus per il comune vincitore, offre a tutta la comunità la possibilità di farsi notare per quelle che sono le proprie eccellenze, come è stato per Lagonegro che in questi mesi ha colto l'occasione di questa vetrina per far conoscere a tutto lo stivale le tipicità della Valle del Noce. I complimenti della redazione a tutti i giovani coinvolti, congratulandoci per l'ottimo piazzamento ottenuto. Nella sala convegni della Presidenza Accademica dell'Europa 2000, a Praia Mare, si è svolto sabato 23 maggio l'incontro dal tema Rete di aziende per la cooperazione tra l'Italia e il Giappone. L'evento è stato voluto e realizzato da enti e realtà imprenditoriali locali, che mirano a creare una collaborazione imprenditoriale tra l'Italia e lo Stato centroafricano del Giappone. Un progetto interessante e innovativo, dalle ricadute economiche positive anche per la nostra nazione. L'idea è di sviluppare un nuovo tipo di economia ecosolidale, con le imprese che dovranno avviare delle attività produttive e di servizio, nel rispetto dell'ambiente e della cultura africana. Il tutto avverrà con le autorità gambonesi, con lo scopo di trasferire loro un sapere tecnologico e formativo che possa portare ad una crescita economica del paese. Si rileva, tra i partecipanti al convegno, la presenza anche del nostro sindaco, Ludovico Iannotti, che come sempre è attento ad ogni attività che punta alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. In previsione dell'apertura di un nuovo scalo dell'alta velocità ferroviaria che raggiungerà la cittadina di Sapri, si riaccende la discussione sulla tratta Sicignano-Lagonegro, caduta in disuso da oltre 30 anni e che ora i comitati di zona vorrebbero riaprisse per agevolare gli spostamenti con il comune campano e di riflesso con tutta l'Italia. Il comitato intanto ha chiesto espressamente alla regione che si inserisca il ripristino della ferrovia nel quadro delle priorità. Le delibere del 30 luglio 2014 e del 5 maggio 2015 comunque esprimono la volontà e la considerazione delle proposte dei cittadini da parte della Basilicata, spiega in una nota il comitato. Adesso bisogna attendere la firma e spingere affinché avvenga presto, nell'augurio che anche il nuovo presidente della regione Campania inserisca tra le proprie infrastrutture da riscattare la Sicignano-Lagonegro e collabori con la giunta lucana per un impegno fattivo e concreto. Maratea non si smentisce ed anche quest'anno riceve il tanto agognato riconoscimento, la bandiera blu rilasciata dalla FEE, Fondazione per l'Educazione Ambientale, alla località di mare che si distinguono per qualità di acque, gestione del territorio, educazione ambientale e produzione di turismo sostenibile. Ancora una volta la perla del Tirreno si fregia di quest'ambito onorificenza, unico comune della regione ad ottenerla quest'anno, insieme ad altri 146 comuni premiati lungo oltre 7.000 km di costa della nostra penisola. Soddisfatto, il sindaco Domenico Cipolla, tramite Facebook, ha espresso tutta la sua gioia. Aggiudicarsi ancora una volta la bandiera blu significa una sola cosa, responsabilità. Ognuno di noi, riprende, ogni giorno deve contribuire al rispetto dalla crescita di una coscienza ambientale sempre più diffusa ed acquisire più coraggio e positività nel vivere un'esclusività che si traduce in sviluppo ed economia.
E chiudiamo con una notizia di viabilità. Nelle giornate del 27 e 28 maggio prossimi, annuncia l'ANAS, il tratto autostradale della A3, che va dalla via sud alla Inoburgo, resterà chiuso al traffico in entrambe le direzioni nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 15, con conseguente deviazione di tutto il flusso automobilistico sulla ex statale 19 e il percorso alternativo attualmente in vigore tra la Inoburgo e Mormanno. La chiusura si rende necessaria per consentire le attività di varo della quinta e della settima campata del nuovo viadotto Reina Bianca al Sud, nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova autostrada tra i chilometri 148 in Bucco Nord Galleria Fossino e 143,400 svincolo Laino Borgo. Si prevedono ulteriori disagi per l'utenza già provata dalla chiusura, disposta a seguito dell'inchiesta giudiziaria del tratto tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, dove lo scorso marzo si verificò il crollo della campata di un viadotto in corso di demolizione, in cui perse la vita un giovane operaio romeno, Adrian Miolca, di 25 anni. Ed anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo come sempre dell'attenzione e vi lasciamo con un piccolo promemoria sugli altri appuntamenti che interessano i ragazzi del forum nei prossimi mesi. Partiamo dal consueto torneo di calcetto per i ragazzi delle elementari e delle medie, che si terrà tra fine giugno e inizi di luglio. Abbiamo poi la rassegna del cortometraggio Vedo Corto, ad agosto, e cogliamo l'occasione per invitarvi a partecipare con idee della sceneggiatura come attori. Da ultimo, un altro appuntamento che stiamo preparando per voi è quello della fiera espositiva, da tenersi sempre nel mese di agosto, ma sul quale non ci sbilanciamo con dettagli per non togliervi il gusto della sorpresa. Continuate quindi a seguirci sul gruppo di Facebook Forum dei Giovani Comune di Trentina. Un saluto da Sara Cozzi e Niccolò Carlomagno. Ciao! Ciao.